Allora.
Buon pomeriggio a tutti i telespettatori appassionati di freccette, eccoci di nuovo qui dopo la grande giornata vissuta ieri che ha visto Alex Bassetti venire incoronato campione d'Italia di freccette. Lo rivediamo qui, pronto in pedana, insieme al suo compagno Simone Fiori del Joe Bar, sfidare in un quarto di finale Dolcetti contro Beretta del club Des Frosse di Como. Gli altri quarti di finale vedranno vedere opposti Stefano Tomassetti e Francesco Raschini contro Daniele Petri e Stefano Marceu, Marco Witt e Thomas Brichese contro Marco Giacomelli e Diego Buoso, e l'ultimo Andrea Chiodo e Fabio Bendoni contro la grande sorpresa probabilmente di questo intero weekend, Paolo Belingheri contro Carlo Mandarando e Carlo Mandarandoni della Palusa. Vediamo i giocatori in fase di allenamento e riscaldamento prima di lanciare le frecce decisive per il Bull. Bassetti e Fiori che negli ottavi di finale hanno eliminato Jojo Tamares e Guido Pettinati al decider leg 4-3, mentre nel turno prima ancora hanno battuto Alessandro Di Mico e Luigi Lisi e prima ancora Sergio Martini e Franco Pitorri e nel primo turno Mattia Sendardo e Alessandro Gulotta. Tra l'altro rischiando anche in questo primo turno, vinto comunque dai due ragazzi friulani 4-3. Beh, insomma, adesso, oggi e ieri per Tamares un incubo Bassetti. Sì, infatti diamo il benvenuto anche a te in fase di commento, Nello. Sì, ci sono anch'io, parlerò molto poco perché sarò concentrato con lo score, comunque... Nel frattempo che aspettiamo
che fanno queste infinite frecce di riscaldamento. Pare che si siano decisi al lancio della moneta, vediamo se. Ancora. Attimi di attesa Ecco, prima pronto, di. vedo la mano dell'arbitro con la monettina appoggiata sull'unghia. Parte la Parte. coppia lombarda Sì. al bull. È un rosso, pare, ma non è. No, leggermente fuori quella di Dolcetti dal bull, mentre dentro quella di Simone Fiori, che sarà lui a partire in questo quarto di finale. Tre o sei frecce di riscaldamento prima del via. Ricordo prima della partenza anche il percorso di Claudio Dolcetti e Sergio Beretta, che al primo turno hanno trovato un bye, al secondo turno hanno battuto 4-0 Mattia Bernasconi e Antonio Ghelmetti, al turno dopo Alessandro Succo e Gabriele Lai, per gli ottavi di finale hanno vinto ancora 4-1 contro Damiano Lancini e Orizio Davide. Il vincitore di questa partita sfiderà in semifinale la coppia che uscirà vincitrice dalla sfida tra Fabio Biendoni and e Andrea Chiodo contro Paolo Belingheri e Amanda Randoni Carlo. Ultimi cenni di intesa tra le due coppie e Simone Fiori. Pronto a cominciare. Subito sul 19, Claudio Dolcetti, trovandolo anche triplo, 85 punti per lui. Partenza a rilento invece per Bassetti e Fiori, entrambi con 80 punti totalizzati. Ancora Fiori non riesce a entrare nel settore del 20, lo fa con quest'ultima freccia, trovando la tripla, 64 fatti. Dolcetti non trova il 19, trova il 7, sale in alto e trova anche il triplo 20 per farne 87 punti. Di Bassetti, ancora fatica a ingranare in questo primo leg la coppia del Jobar. Sessanta ore di Fiori. Dolcetti e Beretta provano a breccare subito in avvio, entrando in zona checkout con una tripla. 86 rimasti per la coppia che milita nel Club des Fros. 86 di Beretta che trova il doppio 16 interno e con l'ultima freccia leggermente fuori. Rimangono a 16. Doppio 8 per Dolcetti.
E larga la prima. Internal, la seconda. E doppio 4 che c'è. Conquista il leg in apertura. Dolcetti, 18 frecce per lui. Per la coppia. Con Beretta. Ora riparte sul 19 che gli ha dato tante soddisfazioni. Qui non lo trova. Solo 31 punti per lui. Potrebbero approfittare Fiori e Bassetti. In questo caso Fiori non riesce a prendere il largo. Nessuna tripla. 44. Tanta 3 per Beretta. Ora Bassetti prova a risollevare un po' gli animi. Inizio deludente da parte dei due giocatori che fin qui hanno compiuto veramente un ottimo percorso per arrivare a questa partita. Centone di Bassetti. 252 per Fiori e Bassetti, 245 per Dolcetti e Beretta, che in questo caso toglie il 5 dallo score e rimane a 190. Smorfia di disappunto di Fiori, che non riesce ancora a entrare in partita. Non ne approfitta però Beretta, che ne fa solo 48. Vediamo se Dolcetti partirà dal 20 o dal 17. Parte dal 20. Ma dovrebbe aver preso un triplo 1. Ora si sposta sul 19 e ritorna sul 20. Dovrebbe averne fatti 42 per rimanere a 100. Ed è così. 41 invece di Fiori, che lascia il compagno allo Shanghai. 5. Probabilmente un triplo 7. E un 20 per farne 46, anzi 32, era un 7 singolo. Bassetti, Shanghai. Solo 100. Ferro interno di Bassetti, che con la prima aveva trovato la tripla. Ora Dolcetti trova il triplo 20. 8 rimasti. E non c'è la doppia che avrebbe portati sul 2-0. Ora Fiori, frecce importantissime, doppio 5. Trova forse il doppio 12. No score, infatti, per lui. Bassetti al doppio 10, al doppio 5 adesso, interno, rimane a 5. Un po' di confusione, un po' di incertezza, le frecce che pesano, non si riesce a chiudere in questo leg. Sono passate 30 frecce e con la 32esima Dolcetti si assicura il 2-0. Sessanta di Bassetti, che in questo momento si trova a 316 e non a 311 come indicato dalla grafica. Prova a
farsi sotto Beretta, 79 per lui. Ancora Fiori che in apertura aveva aperto con un 85, ora trova un 38. La coppia se non si trova in questo momento a 2,63 ma a 2,78. 83 per Dolcetti adesso. Beretta insiste ancora sul settore del 19. Trova un triplo 19 preziosissimo Fiori in questo caso. Rimangono a 222 Beretta e Dolcetti. La coppia del Jobar si lascia a 100 punti, a 132 Beretta che prova a partire dal bull, dovrebbe aver trovato verde. Poi sale al 19 e al 20, ne fa 64 per rimanere a 68. Fiori, 20 singolo, ancora singolo, 41 fatti. Jobar che rimane a 59 rimasti. Doppio 16. Che c'è? E sono 3-0 per Beretti e Dolcetti, che mettono quasi una seria ipoteca su questo quarto di finale. Parte con 41 punti Dolcetti. Ora devono dare il tutto per tutto Fiori e Bassetti. Che a differenza dei turni precedenti, in cui avevano giocato sempre in 15, 17, 20 frecce, avevano anche trovato la convinzione di poter dire la loro in questo torneo, ma questa partita stanno trovando tantissime difficoltà in tripla. 59 ora per Bassetti.126 punti per Dolcetti sul triplo 18. Colpito due volte e con l'ultima ha trovato singolo. Ora 85 per Fiori. Beretta sul triplo 20 con la prima. Ne fa 100 per rimanere a 188. Sono partiti loro in questo leg. Tireranno molto probabilmente prima la doppia, anzi, sicuramente. Dopo il 43 di Bassetti sembra quasi un segno di resa. Fa 98 qui. Claudio Dolcetti per lasciare il compagno a 90 punti. Non entrano in zona checkout. Fiori e Bassetti. E Beretta ne fa 74 per lasciare Dolcetti al doppio 8. 60 di Bassetti. Raddoppio 8 di Dolcetti. Che è dentro. E la coppia del Death Floss vince 4-0. Questo quarto di finale a senso unico praticamente. In attesa di capire quali sono stati gli altri risultati maturati in questi minuti, si giocava in contemporanea gli altri quarti di finale. Beretti e Dolcetta si assicurano un posto in semifinale contro uno tra Fabio Bendoni e Andrea Chiodo o Paolo Belingheri e Carlo Francesco Mandarandoni della Palusa. Ci sentiamo dunque tra qualche minuto. Per scoprire quale sarà il prossimo appuntamento, la semifinale che andrà in diretta a brevissimo.